Allora, ieri ci siamo occupati dell'attentato a San Pietroburgo, tra poco torneremo a farlo. Lascio, perché dobbiamo per l'appunto andare ad occuparci nuovamente dell'attentato di ieri alla metropolitana di San Pietroburgo, anche perché le indagini sono andate veloci e c'è una notizia dell'ultima ora importante. Importante perché avrebbe un nome, l'attentatore. È stato identificato. Si parla di un giovane kamikaze che si sarebbe fatto esplodere e sarebbe il 22enne Akbarzon Jalilov. 22 anni, è nato il 1 aprile del 95 e sarebbe, secondo gli investigatori, l'unico autore dell'attentato. Allora, tra poco dovremo avere tutte le notizie in diretta, gli aggiornamenti da Mosca, da Mark Innaro, ecco, che vedo già pronto. C'è il servizio... Non ancora? Allora, io saluto in studio Ennio Remondino, un grande applauso perché è un piacere avere qua un grande inviato del TG1, grande esperto di politica estera anche dal suo blog Remo Contro. Dalle ultime informazioni che ci ha dato Mark Innaro, quindi sembrerebbe essere legato più allo Stato Islamico che non al terrorismo ceceno. Però, Innaro, ancora nessuna rivendicazione ad ora? Oppure c'è qualche novità? No, per il momento nessuna, apparentemente nessuna rivendicazione, ma ci sono altri dettagli molto interessanti che riguardano questo ragazzo Akbarzon Jalilov, perché secondo i servizi segreti russi la sua, diciamo, conversione al radicalismo estremista, islamista, sarebbe avvenuta nel febbraio di quest'anno, quindi non più di un mese e mezzo fa. Lui abitava, un ragazzo pare dalle mani d'oro, il primo di tre figli. Il padre un meccanico, una persona religiosa, andava in moschea tutti i venerdì, ma assolutamente normale. È stato per un mese in Kirghizistan a febbraio, quando è tornato i vicini raccontano che era completamente cambiato, era diventato chiuso, di un carattere irascibile. Questo cambiamento appare molto comune ad altre storie che abbiamo visto in questi anni riguardanti ragazzi anche europei, occidentali o figli di immigrati che per un motivo o per un altro hanno avuto questa, diciamo, questa conversione all'Islam radicale tornando a casa nei propri paesi d'origine. Questa storia parrebbe molto simile a tante altre viste in passato. Ennio Remondino, cosa ti colpisce, ecco, di queste ultime informazioni che abbiamo avuto sull'attentato? È un po' difficile aggiungere qualcosa a ciò che ha detto così in maniera così precisa Mark Innaro. Io punterei di più insisterei un attimino sul movente, la complessità, la somma dei fattori, l'islamismo, il radicalismo recente, come ci accennava adesso Mark, notizia molto interessante, nell'arco di un mese la trasformazione di un bravo ragazzo, tra virgolette, in un suicida kamikaze. Ma c'è alle spalle la Russia, la ex Unione Sovietica, alle spalle l'indipendentismo di una certa area, tutto il Caucaso, tutto il Centrasia, stiamo parlando, il ragazzo viene da una zona del Centrasia, lì confinante con l'Afghanistan, quindi permeata di indipendentismo e di ribellismo anche armato nei confronti dell'impero allora sovietico e della Russia poi. L'insieme di questi due elementi hanno innescato una serie di attentati che hanno seminato la morte pesantemente. Interessante anche la traccia di modalità tecniche di bombe che hanno lasciato una traccia proprio sul uno dei nostri autori, Piero Ortega, diceva un anno fa: ora la Russia. Io misi poi un punto interrogativo per non fare da menagramo, ma era prevedibile. Ah, l'avevate... Sì, l'avevamo facilmente previsto. L'analisi era quella, perché ovviamente l'impegno della Russia determinante, ad esempio nella crisi in Siria, sta intervenendo anche in Iraq e purtroppo per l'Italia, aperte e chiuse virgolette, anche in Libia, una Russia molto presente sullo scenario medio orientale e mediterraneo, sicuramente apre il conto di una rivalsa islamista radicale che andava presentato. Era ovvio che fosse, a mio avviso, l'efficienza dei servizi segreti dell'antiterrorismo russo hanno sino ad oggi limitato i danni, non sappiamo quante volte è stato evitato. Recentemente abbiamo sentito l'episodio dell'attentato
di Londra, ovviamente incontrollabile, un folle che piglia un coltello e va quello con la macchina. Quello forse era più circoscritto, ma in un attentato come quello di ieri, secondo te quante persone possono essere coinvolte nell'organizzazione? Ecco, la versione che giustamente i servizi segreti, con grande senso dell'opportunità, danno solo uno e basta, sì. Questa è la versione utile di Stato, io sarei un po' scettico ad immaginarlo, non riesco a capire come potesse immaginare di collocare l'altro ordigno e farlo esplodere essendo lui suicida. Ho l'impressione che correttamente i servizi segreti ci tengono qualche solamente segreto. C'è sempre il timore che possa essere poi un'escalation di terrore e chissà chi può capitare, insomma, quale sarà il prossimo. Vuoi una previsione? No. No, non voglio una previsione. No, sarebbe... Credo che una riflessione però sia opportuna fare rispetto a quanto diceva Mark Innaro all'ultima cosa. La collaborazione che è necessaria tra servizi segreti, il problema perché non si è ancora fatta e perché non si farà molto. Perché una parte di quel terrorismo l'abbiamo prodotto noi occidentali e per manovre politiche di interesse locale. I Mujahideen in Afghanistan erano antisovietici finché è servito, dopodiché hanno combattuto e si sono rivoltati contro e sono diventati i talebani in parte. Noi parliamo di jihadismo nei Balcani, l'abbiamo portati noi i primi jihadisti a combattere in Bosnia con l'applauso dell'Occidente. Ovviamente tutto ciò poi nel corso del tempo si è trasformato. Quindi molti servizi segreti, penso all'Occidente, probabilmente Trump dovrebbe spiegare quanto ha sostenuto l'Occidente, facciamo un nome a caso, la CIA in Siria dei ribelli anti-Assad e quanti di quei ribelli anti-Assad, oltre che essere anti-Assad, poi sono diventati jihadisti anti-occidentali. Il problema è che le complessità e le... diciamoci gli angoli sporchi e sono tanti, la polvere sotto il tappeto è stata nascosta, però andare a scambiare certi dati io credo che sia impossibile. Minaccia per tutti noi? Ovunque rispetto al fatto che il tipo di attentato, questo è un attentato complesso, articolato, motivato fortemente, ma l'attentato di Londra delle settimane scorse ci dice che dopodomani l'abbiamo ognuno di noi armato come quel suicida. Un coltello preso da casa, un'autovettura e possiamo fare la mini strage. Contro quello impossibile. Impossibile. Però, rassicurare noi italiani siamo abbastanza attrezzati, abbiamo un ottimo, secondo me, antiterrorismo e abbiamo un efficientissimo apparato di intelligence attualmente. Speriamo di non venire smentiti dopodomani. Incrociamo le dita. Grazie Ennio Remondino e grazie anche a Mark Innaro, come sempre, per la sua corrispondenza. Linea a te, Marco, adesso.